Diritti in diretta, in collaborazione con CGIL, Inca, Teorema. Buonasera e benvenuti all'ultimo appuntamento con i diritti in diretta di questo 2022, nel quale cercheremo di dar conto di un iter parlamentare che speravamo stasera avrebbe avuto almeno in quota parte la lettura del testo definitivo di ciò che sarebbe andato in approvazione alla Camera. Purtroppo così non è, tra l'altro poi ne parleremo sui tempi e vedremo un po' di chiarirvi quali potrebbero essere le ipotesi di tempistica di approvazione, ma ci teniamo lo stesso a dar conto di quelle che sono le indiscrezioni e eventualmente anche naturalmente ad entrare nel merito delle scadenze delle prossime settimane, dando gli ultimi consigli appunto della fine dell'anno. Lo faremo insieme a voi con Silvano Cavalletti, che è in studio con me, ma anche con William Zannoni, che abbiamo detto, purtroppo molti sostengono che il Covid non c'è più, non è vero. William sta bene, per carità, ma è in quarantena e quindi si collega con noi stasera da casa per dare il suo contributo come sempre, perché insomma stasera il passaggio, come dire, di apertura lo lascio a lui, perché questo iter parlamentare ci interessa da dar conto ai telespettatori che attendono le normative di tipo previdenziale e non solo, ma noi qui stasera entriamo in questo merito specifico, per capire un attimo quali saranno poi i tempi di utilizzo di queste norme qualora fossero approvate così come le abbiamo finora conosciute, ma non sappiamo se poi obiettivamente resteranno tali davvero anche nell'approvazione della stesura definitiva. Ti lascio la parola, William. Sì, bene. Allora, diciamo che siamo nel caos. Ecco, come estrema sintesi, questa è l'immagine che stasera veniva fuori. In barba a quel siamo pronti, che era lo slogan di questa maggioranza, in particolare della Meloni, durante la campagna elettorale. Pronti un cavolo, perché in questo momento le notizie che sono arrivate erano queste. La commissione è stata rinviata alle 9:30, doveva partire stamattina alle 10:30 con i lavori per il voto degli emendamenti, stanno ancora litigando su quali far passare o meno, eccetera, e quindi alle 9:30, e a questo punto forse ad oltranza, andranno avanti per votare gli emendamenti che ancora non conosciamo, fra l'altro, perché abbiamo avuto alcune anticipazioni di stampa, ma i contenuti esatti, le cose che vi stiamo dicendo ancora una volta sono quelle che abbiamo letto nel disegno di legge presentato ufficialmente alla Camera, e su quello ovviamente si può fare al momento affidamento, ma per quanto riguarda le eventuali modifiche sono appunto voci di stampa. Poi, per quanto affidabili, per quanto le testate giornalistiche che ne parlano siano di quelle credibili, però insomma sono sempre notizie di stampa. Finché non le vedremo nero su bianco non sappiamo esattamente cosa succede. Sta di fatto che anche le cose più importanti su cui ci siamo soffermati più volte, la dinamica dell'incremento delle pensioni, le minime, le opzione donna, le altre cose, sono tutte ancora nel pallone. Opzione donna, ad esempio, si era parlato di modificare una cosa, modificare l'altra, per il momento il testo quello è, quello rimane. Poi, se verrà fuori dal cilindro un coniglio che cambierà le cose, lo vedremo strada facendo. Fra l'altro è un governo che sta assumendo un atteggiamento, come era ovviamente attendibile, anche sprezzante rispetto alle argomentazioni delle opposizioni, ma non solo, anche rispetto alle proteste che ci sono state nel paese. Insomma, lo sciopero che c'è stato, organizzato da CGIL e UIL, non è stata una cosa indifferente, ha avuto dei tassi di adesione importanti. La Meloni dice: vabbè, a me non me ne frega niente, fate pure gli scioperi che volete, la manovra è questa, noi andiamo avanti. Andate avanti, poi vedremo che cosa succederà. Le piazze devono farti sentire lo stesso, al di là dell'ascolto che può recepire o meno questo governo. Ovviamente, crediamo che insomma i temi siano importanti e quindi continueremo. Ma anche perché poi non ci sono altre sedi in cui queste cose vengono fatte valere, quindi insomma questa è un po' la situazione. Addirittura, se l'anno scorso ci eravamo lamentati del fatto che
erano state sminuite le prerogative del Parlamento perché la manovra era stata presentata tardi, eccetera, eccetera. Quest'anno l'unica scusante è che appunto si è votato tardi, il governo è stato costituito tardi, per quanto si sia tentato di fare più in fretta possibile, quindi si è partiti con la manovra più tardi rispetto agli anni precedenti. Questa è l'unica giustificazione possibile. Dopodiché, su tutto il resto, hanno confezionato un impianto sul quale hanno già fatto retromarcia su alcune cose. La storia del POS, ad esempio, addirittura adesso sembra che sia sparita, nemmeno modificata, proprio sparita completamente. Quindi altre cose sono ancora sul tappeto. Per cui, insomma, rimaniamo in attesa e forse stanotte ci sarà qualche novità. Forse domattina ci alzeremo e può essere che la Camera è convocata ufficialmente, ancora nel sito della Camera c'è la convocazione per le 10 del mattino ed è previsto addirittura in serata il voto. Il voto su cose non lo so perché appunto non Perché sappiamo se non la siamo in grado di Commissione saperlo. farà o meno qualcosa. Quindi se così fosse, però ovviamente c'è un iter tecnico per cui arriveremmo probabilmente in settimana al voto della Camera. E la settimana prossima, fra Natale e Capodanno, potremmo avere poi il varo da parte del Senato. Questo è atteso, perché se arrivassimo all'esercizio provvisorio sarebbe chiaramente Questa era la l'ennesimo domanda che ti disastro. volevo porre, perché questo sarebbe davvero piuttosto serio e da evitare naturalmente, perché insomma l'esercizio provvisorio Assolutamente, è perché una cosa tutte le decisamente. intenzioni, tutte le più buone intenzioni sarebbero bloccate a quel punto. Con l'esercizio provvisorio devi usare tutti i parametri vecchi e ragioni per dodicesimi e quindi in attesa di fare poi la manovra Certo. vera, quindi non ne Sarebbe meglio, abbiamo facciamo che è assolutamente meglio di bisogno. no, ecco, mettiamola così, che Assolutamente. sarebbe opportuno. Diciamo che i punti interrogativi restano, alcune norme sono chiare. Ape sociale non dovrebbe subire modifiche, ma sul pacchetto di opzione donna ci sono una serie di elementi che ovviamente spostano le valutazioni anche di quelle donne che volevano accedere in funzione appunto di una proroga paro paro, come si dice. Comunque, adesso intanto prendo la telefonata, dopo ti interrogo sulla rivalutazione delle pensioni e sul pacchetto modificato, che è un altro argomento interessante. Prendo la chiamata, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Vorrei chiedere qual è la percentuale dell'adeguamento all'inflazione per le pensioni superiori alla minima e da quando inizia ad entrare in vigore? Cioè lei sta parlando del 2023? Sì, Ok, di quelle l'adeguamento già all'inflazione. anticipate che potrebbero subire una modifica? No, ho sentito dire che c'è l'adeguamento al costo della vita, no? E poi in base al lordo della pensione c'è una percentuale Ok, di glielo adeguamento. faccio spiegare volentieri da Grazie. Vivian, l'avremmo trattato, quindi lo anticipiamo semplicemente approfittando della sua domanda che è ovviamente importante perché in effetti su questo pacchetto c'è un interesse molto molto elevato, quindi la ringraziamo della domanda. Allora, intanto parliamo di numeri. L'aumento di gennaio ancora provvisorio, nel senso che è uscito il decreto firmato dal Ministro del Tesoro che ha stabilito la percentuale, come tutti gli anni succede, provvisoria di adeguamento sulla base delle stime del costo della vita nella misura del 7,3%. Quindi questa è la misura che verrà applicata poi a gennaio. In che tempi e con che cadenza da parte dell'INPS ancora è un piccolo mistero, ma questo sarà, se non a gennaio, febbraio-marzo, comunque l'aumento che ci sarà dal punto di vista di punto di partenza. Poi, come sempre, ci sarà invece il trattamento finale che sulla base di ciò che l'Istat rileverà, che se continua con questo trend è probabile che sia l'8% piuttosto che il 7,3%. Quindi è facile che poi a fine anno dovremo fare un'operazione di conguaglio. Detto questo, quel 7,3%, quindi prendiamo riferimento questo, era previsto che sarebbe stato applicato in misura intera fino a 4 volte il trattamento minimo, quindi 2.100 e rotti euro mensili lordi. Fra 2.100 e 2.600 e rotti avremmo dato il 90% di quel 7,3% e oltre 5 volte avremmo dato il 75%. Tutto questo impianto è stato sconvolto nel disegno di legge di bilancio,
con una prima versione, che è quella ufficialmente al momento depositata in Parlamento, che prevede il mantenimento fino a 4 volte della stessa percentuale che prima dicevo, l'intero importo del 7,3. Per la parte fra 4 e 5 era previsto l'80% e poi via via a salire, per altri 500 euro era previsto il 53%, poi il 50% e così via, fino a scendere al 35% per quelle oltre 10 volte il minimo, 5.000 e rotti euro al mese. L'emendamento che tutta la stampa dà per certo da parte del governo è di una modifica di questo impianto che dovrebbe dare qualcosa in più fra le pensioni fra 4 e 5 volte il minimo, cioè fra 2.100 e 2.600, a scapito di una diminuzione degli aumenti delle fasce superiori, quindi oltre 2.600 rotti euro, anche rispetto al testo depositato in Parlamento ci sarà un aumento leggermente inferiore. Non è ancora chiaro, stavo dicendo all'inizio, come l'INPS lo applicherà, perché non è ancora uscita la circolare con le modalità applicative, perché chiaramente la legge ancora non è stata approvata, ma l'INPS aveva anticipato che avrebbe pagato ad esempio il 7% piuttosto che il 7,3%. Quindi dovremo capire anche lì se faranno un'operazione di conguaglio immediato o se invece aspetteranno nei mesi successivi di fare l'operazione. Ovviamente, e questa è l'ultima avvertenza, se io poi ho già avuto l'anticipo a novembre dell'aumento per l'anno 2023, ovviamente questo viene scorporato dal prossimo aumento di gennaio. Quindi le pensioni più basse che hanno avuto un aumento già in parte del 2% con il mese di novembre non prenderanno il 7,3% ma prenderanno di fatto il 5,3% perché i due l'hanno già preso. Sì, diciamo che coloro i quali avevano già avuto la progressione d'aumento a novembre si aspettino la differenza a gennaio, appunto, del... E sul pacchetto aumento, insomma, mi pare che abbiamo dato tutti gli elementi possibili. Poi è chiaro che se nella finanziaria saranno contenuti altri aggiustamenti di vario, questi saranno oggetto della prossima trattazione, perché non abbiamo elementi di lettura allo stato attuale, quindi abbiamo necessità di attendere il testo approvato a questo punto. E qui Silvano ti coinvolgo, visto che ti abbiamo fatto riposare qualche minuto. Abbiamo naturalmente tutti coloro i quali sono interessati ad entrare nelle normative presenti, lo dico con una certa spinta al bisogno di, però dobbiamo attendere l'approvazione e anche le circolari su alcuni passaggi, perché ovviamente l'implementazione delle procedure, cioè mi piace anche dar conto di come funzionerà dopo l'approvazione del testo di legge, perché ci sono passaggi successivi che noi conosciamo bene, che tutti gli anni si manifestano, che credo sia giusto, come dire, costruire. Sì, diciamo che una volta approvata la legge, poi su alcuni provvedimenti specifici sarà necessario attendere le circolari relative dell'INPS e spesso e volentieri, come ad esempio in caso di quota 103 o pensione anticipata flessibile, che è un provvedimento peraltro sul quale pare che ormai non ci siano più elementi di discussione, che passerà proprio così, anche in questo caso bisognerà attendere chiaramente che l'INPS emani la circolare di riferimento e che apra un'apposita procedura telematica per consentire poi l'inoltro delle domande di questa nuova tipologia di pensionamento che non avevamo mai conosciuto in precedenza. Quindi non saremo operativi subito dal 1° gennaio, ma probabilmente passerà qualche settimana in attesa poi degli opportuni chiarimenti. Posto che le verifiche sulle procedure, gli accessi a pensione, certo, e i diritti li possiamo già fare, ecco, anche adesso. Esatto, certo, assolutamente sì, nel senso che sono già possibili nel momento in cui sappiamo quali sono gli elementi costitutivi della pensione, perché insomma questo è quello che secondo me interessa anche sostanzialmente da casa. Io vorrei farti una domanda, perché si parla molto di reddito di cittadinanza, è molto in discussione e quindi arrivano, anche qui c'è una richiesta in particolare che chiede le credenziali per l'accesso al reddito di cittadinanza e cita
il reddito. In realtà adesso Silvano le spiegherà che non è proprio il reddito che è il punto di riferimento, o quantomeno non è l'unico dei punti di riferimento da tenere appunto in evidenza. Innanzitutto siamo di fronte ad un cambiamento sul reddito di cittadinanza. Il testo di legge sul quale si sta discutendo parla di una riduzione da quest'anno per l'anno che verrà, per il 2023, delle mensilità di reddito di cittadinanza a 8 mensilità al massimo, ma per chi? Solo per i nuclei familiari nei quali non è presente un disabile, un minorenne o un sessantenne o più vecchio. In questo caso si parla di un termine del reddito di cittadinanza, perché verranno riconosciuti solo 8 mesi. Adesso sembra che in questo maxi emendamento, ma chiaramente sono voci, addirittura i mesi vengano ridotti a 7. E chiaramente le persone che saranno in grado di lavorare, cioè le persone che nel nucleo sono in grado di lavorare, dovranno essere avviati a corsi di riqualificazione professionale o di formazione di una durata di 6 mesi, obbligatoria chiaramente la partecipazione, che chiaramente nell'obiettivo del governo servirebbe a ricollocare queste persone nel mercato del lavoro. Quindi la riduzione del reddito di cittadinanza, la modifica, non riguarderà tutti i percettori, ma solamente, almeno così oggi è quello riportato nel testo di legge, ma solamente quei nuclei familiari dove non ci saranno minorenni, disabili o persone di 60 anni o più vecchi. In questo caso però poi è chiaro che l'obiettivo del governo è riformare, arrivare poi a una riforma successiva di questo strumento di sostegno della povertà. Ad oggi le regole del reddito di cittadinanza non vengono modificate e pare che non verranno modificate neanche da questo disegno di legge. Chiaramente ci sono vari step da superare per poter avere diritto al reddito di cittadinanza. Innanzitutto il valore ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, che non deve essere superiore a 9.360 euro. Poi c'è un limite di patrimonio immobiliare, godimento di beni durevoli, reddito familiare. Quindi è abbastanza complicata come norma, e soprattutto per averne diritto ci sono tanti paletti da rispettare. Vedremo cosa succederà con questa prima riduzione, ma soprattutto vedremo poi nei prossimi mesi, perché pare che l'obiettivo del governo sia arrivare ad una riforma complessiva di questo strumento di sostegno al reddito. Quindi, per completezza nella risposta della domanda che ha posto il telespettatore, il reddito che lui segnala, se lui è da solo, non sto a riferirlo, è troppo elevato per ottenere una prestazione, posto che l'ISEE sarebbe il primo parametro per poter valutare la prima, il primo gradino. E poi c'è tutto il resto, come Silvano indicava. Tra l'altro, ne approfitto, ma lo ricorderò anche a fine puntata, il CAF CGIL di Reggio ha già predisposto l'elenco appuntamenti per i rinnovi ISEE 2023. È possibile prenderli sia telefonicamente che attraverso il portale del CAF online, quindi potete già predisporre gli appuntamenti per il rinnovo ISEE 2023, perché il CAF di Reggio è già operativo da un paio di settimane abbondanti, quindi potete già contattarli per poter fissare l'appuntamento nuovo. Prendo la telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono una quasi novantenne. Allora, molti complimenti. Grazie, che vive da sola. Ho necessità di assumere una badante. Avendo io una figlia disoccupata, posso assumerla in modo da condurla alla pensione con i versamenti all'INPS? L'INPS non si opporrà a tale assunzione data la parentela? Allora, le faccio rispondere volentieri, perché è un argomento che obiettivamente ci viene posto, spesso e volentieri, perché anche il rapporto familiare
crea, come dire, una confidenza tale per cui. E qui Silvano ti faccio fare il cappello doloroso, perché ci sono... Diciamo che la cosa è possibile, ma potrebbe essere non conveniente. Perché? Perché diciamo che la contribuzione da lavoro domestico, come sarebbe quella che verserebbe alla figlia in caso di assunzione, è una contribuzione che ha un valore molto basso. Quindi prima di fare un'operazione di questo genere sarebbe opportuno fare sicuramente una verifica sulla posizione assicurativa di sua figlia per capire innanzitutto quanti anni di versamento ha, ma soprattutto anche cosa ha alle spalle, cioè la tipologia di versamento che eventualmente ha fatto fino ad oggi, perché introdurre questo tipo di contribuzione potrebbe essere addirittura nocivo o potrebbe addirittura peggiorarle il valore della pensione. Adesso sono calcoli abbastanza complessi, però prima di fare un'operazione di questo genere suggerisco che sua figlia venga, magari prenda un appuntamento, facciamo una verifica sulla sua posizione individuale per vedere innanzitutto quanti contributi ha versato, di che natura, quanto manca l'obiettivo pensionistico, perché poi il rischio è di fare delle operazioni che invece di fare del bene possono anche provocare dei danni o si possono spendere dei soldi in maniera non giustificata, perché comunque sono soldi sempre che appartengono alla famiglia, quindi se si fa bisogna farlo in maniera mirata. Sono due case diverse però. Sì, sì, ma non è una questione di quello, è una questione di capire se questo versamento a sua figlia può essere utile oppure no. Ho capito. Ha capito? Sì, sì, ho capito. Bene. Bene, allora riferisco. Grazie. Prego, buonasera. Buonasera a lei, signora. Grazie e ancora complimenti, perché davvero è una... un bel traguardo. Prendo la telefonata in attesa. Pronto? Sono io? E lei, signora? Sì, dica pure. Ascolti, io ho appena compiuto, ho finito i 66 anni a novembre. Sì. E ho 25 anni di contributi e sono disoccupata da 6 anni. Sì. E ho due figli. E volevo sapere se riesco a darti con la legge di adesso in aprile o devo aspettare a novembre dalla fine dell'anno. Cioè, quanti sono gli anni contributivi? Più di 20? 25. Sì, 20. Sì, sono 24 anni e qualcosa. Ok, allora direi che gli elementi ci sono per dar risposta. Di che mese è di nascita? 56? Di che mese? 11-56. Ok. Allora, con questo tipo di contribuzione lei dovrà aspettare la pensione di vecchiaia. Sì. E quindi dovrà aspettare il compimento del 67° anno di età. Quindi sì, li farà a novembre 2023, la pensione decorrerà dal 1° di dicembre del 2023. Di anni ne ha a sufficienza, perché ha 25 anni di contribuzione, quindi ne ha più che a sufficienza. E possiamo già iniziare nei prossimi mesi, se si vuole rivolgere ai nostri uffici, le pratiche per iniziare a preparare la pensione. Così facciamo anche due conti per vedere quanto è l'importo, a quanto ammonta. Quindi se ha occasione, già da gennaio o febbraio, se ci chiama, le fissiamo un appuntamento in modo da poter iniziare i lavori per il pensionamento. Ascolti, io abito qui a Forlì e sono della CGL, quindi Forlì. Ok, va benissimo. Va bene. Io ero andata a sentire, mi hanno detto che forse potevo andarci anche in aprile, perché mi calcolavano i 4 mesi dei figli. Allora, un momento, sì. Questa anticipo dei 4 mesi per ogni figlio è riservato ai destinatari del sistema contributivo. Quindi bisogna capire a modo dove si collocano questi 25 anni, sì. Bisogna vedere se ha della contribuzione che si colloca ante 1996, immagino io di sì. Io ce n'ho un po'. Ce n'ha prima del 96? Sì, perché
perché io ho iniziato nel 91 e ce ne ho un po' dell'80 e un po' del 91. Ecco, poi bisogna fare un po' di calcoli. Comunque, sì. I colleghi di Forlì, che conosco personalmente, sono bravissimi. Lei si rivolga proprio presso i loro uffici, che vedrà che sono in grado di farle tutti i conti e di suggerirle la strada migliore per il pensionamento. Ho capito. Perché a volte andarci prima può essere non così conveniente, ammesso che sia fattibile. Sì, infatti me l'hanno detto che di andarci alla fine di gennaio, che faremo una mano di conti se mi conviene andarci a aprile o a dicembre. Perfetto, suggerimento che le confermo validissimo. Va bene, io la ringrazio molto e buonasera e buon Natale. Grazie signora, auguri anche a lei. Grazie. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta, torno per un attimo da William, perché sono arrivati alcuni messaggi relativi al pacchetto di cui abbiamo trattato sull'aumento previsto delle pensioni, come abbiamo già detto, in qualche caso l'aumento è stato anticipato in una prima tranche al 2%, che vuol dire che però io l'aumento l'ho già avuto da lì in avanti e quello che avrò a gennaio è la somma di ciò che manca per arrivare al 7,3. Possiamo dar conto delle fasce al momento, perché sono arrivati alcuni messaggi chiedendo la fascia massima, insomma, diamo chiarezza che non è una fascia in realtà. È l'importo, ecco, giusto per chiarire, perché giustamente i pensionati hanno, come dire, voglia di capire cosa riceveranno, fino a che punto, posto che c'è ancora il punto interrogativo della manovra, che ancora non ha chiarito gli ultimi punti, però insomma, giusto per dar conto di questo. Allora, la prima cosa importante da sottolineare è che non sono più fasce che fino a quest'anno, fino al 2022, abbiamo usato per dare una parte su un pezzo di pensione, un'altra parte sull'altra, una parte sull'altra. Abbiamo degli scaglioni dentro i quali noi ci collochiamo con il nostro importo di pensione e in funzione di dove ci andiamo a collocare abbiamo una certa percentuale di aumento. Punto. Cioè non abbiamo più la pensione ripartita nelle fasce. Viene presa nel suo blocco e messa lì nella tabella. Quindi noi abbiamo praticamente fino a 2.101 euro, questa è la cifra esatta, che è come trattamento lordo, ripeto. In questo caso siamo nella prima fascia e nella prima fascia abbiamo l'aumento intero al 100%, 7,3%. Se la nostra pensione sta invece fra 2.101 e 2.626, quindi fra 4 e 5 volte il trattamento minimo, in questo caso abbiamo un aumento che non è più, dopo le ultime modifiche proposte, che vedremo se saranno accolte, non è più l'80%, ma diventa l'85% del 7,3, quindi è il 6,2% praticamente. Quindi se io sono con la mia pensione dentro quella fascia lì, mi danno il 6,2. Se poi vado oltre i 2.626 e fino a 3.152, in questo caso sono a 5-6 volte il trattamento minimo, e quindi in questo caso mi danno il 53% dell'aumento previsto, quindi non più il 7,3 ma il 3,87 e così via a salire. L'ultima fascia è quella di 10 volte il trattamento minimo, quindi vuol dire delle pensioni che hanno un importo che va oltre i 5.000 euro. Okay. Per capire. Quindi in sostanza poi ci sono dei piccoli interventi di garanzia, perché se io avessi un importo leggermente più alto di un limite di fascia, non è che con l'aumento ridotto vado a rimetterci rispetto a quello che ho un pochettino di meno. Ho una parte che mi garantisce comunque lo stesso risultato che avrebbe avuto il mio amico che ha un importo della fascia precedente. Questo è un po' il meccanismo. Bene. In tutto questo poi c'è la partita del minimo, che il minimo normale per l'anno prossimo va a 563 euro mensili. Questo è il minimo di base. Poi ci sono le maggiorazioni di varia natura, il vecchio milione, eccetera, eccetera, che intervengono a certe condizioni reddituali.
Quel minimo era già previsto che solo per il 2023 e 2024 non avesse un aumento, ma avesse un bonus, un po' come la storia dei 200 e dei 150 euro che abbiamo avuto quest'anno, legato anche in questo caso all'importo della pensione. Se il mio importo e non va oltre il trattamento minimo, mi danno anche un ulteriore pezzettino in più, quindi invece di 563 diventavano 572, quindi non è che sia la manna. Adesso pare, sempre voci di corridoio, che per chi ha più di 75 anni il minimo venga portato solo per il 2023 a 600 euro. Anche lì però dovremo capire come si incastra con tutte le altre maggiorazioni. Certo. Perché se io ho già la maggiorazione con 640, non vorrei che alla fine mi dessero meno di prima. Vabbè, insomma, adesso speriamo che ci siano degli aggiustamenti anche in termini proprio di lettura della norma, così siamo un po' più nei prati di casa per capire come poter dare poi le risposte a chi eventualmente fosse interessato a richiederle, naturalmente. Torno da Silvano per un attimo, e qui c'è Maria da Bologna che ringrazio perché il messaggio è interessante. Dice: ho 63 anni e li compio a marzo del 2023. Ho ricevuto un licenziamento per licenziamento collettivo nel 2017 e attualmente sono disoccupata. Ho 32 anni di contributi, che era l'altro pezzo che ci mancava per capire. Dice: potrei fare domanda di APE sociale? Assolutamente sì, anzi il consiglio che le diamo è quello di rivolgersi ai nostri colleghi di Bologna, o comunque se ha un patronato di fiducia dove crede lei, per inoltrare già da subito la richiesta sia di APE sociale sia di certificazione, anzi prima di certificazione poi di APE sociale, ma li può fare contestualmente, perché lei, siccome l'APE social è stato prorogato, sembra che su questo almeno è uno dei pochi punti chiari l'hai detto, della lo norma, sapevo. Spero di non portare sfortuna, però sicuramente ormai su questo sembra che non ci sia materia di discussione. L'APE social nel testo di legge è stato prorogato esattamente in maniera identica allo scorso anno, quindi lei avrebbe i 63 anni, i 30 anni di contribuzione che servono, che potrebbero essere addirittura 29 o 28 se ha uno o due figli, e la condizione di aver perso il lavoro non per sua volontà e di avere sfruttato tutta la disoccupazione, a questo punto lei entro il 31 marzo, perché ricordo che APE Social ha sempre tre fasi di presentazione della certificazione, 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. Prima la fa, prima riceverà la comunicazione e inizierà il pagamento. Perfetto. Prendo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera allora, a lei. Io telefono da Modena. Sì. Dunque, io ho maturato i requisiti per l'APE social già dal 2020, ottobre 2020. Però, dunque, ho 65 anni, un'invalidità del 75%, oltre il 74%, e la 104. Sto lavorando nel comparto scuola e praticamente adesso la scuola, siccome io non mi sto decidendo di andare in pensione, la scuola mi vuole mandare a fare la visita medico collegiale. Ok. Cosa potrebbero decidere? Sono ipovedente. Allora, intanto diciamo che entrare nel merito soprattutto di una situazione sanitaria e diciamo di mansionamento diventa complesso. Però William, qualcosina possiamo darlo come indicazione? Hai capito tutto anche alla distanza? Sì, allora... diciamo che c'è un solo, al di là della valutazione medico-legale, a questo punto ci potrebbe essere un solo rischio che mi potrebbe mettere in una situazione di un po' di incertezza sull'accesso a pensione. E mi riferisco al fatto che se l'amministrazione la manda in commissione,
il verbale della commissione possa uscire non come con un giudizio di inabilità a proficuo lavoro, che in questo caso comporterebbe l'immediata cessazione del rapporto di lavoro, bensì ad un'inabilità alla mansione. Okay. L'inabilità alla mansione prevede tutto un percorso un po' articolato e un po' strano, che potrebbe addirittura complicarci la vita. Ovviamente, avendo lei il diritto già maturato di APE Social, certificato, mi pare di aver capito, no? Già da parte dell'INPS? Sì. Ok. Laddove accadesse una cosa del genere, può sempre decidere di chiudere anticipatamente la partita per conto suo e quindi dimenticarsi del fatto che è andato in commissione, dimettersi e andare in pensione con l'APE Social, che non è una pensione ma è un'indennità. L'età, abbiamo detto, è? 65. Compiuti a ottobre. Quindi avrebbe semplicemente come fatto che per due anni, fino a quando non compirà poi 67, quell'importo rimane bloccato e potrebbe essere anche ridotto, perché il massimo è 1500 euro al mese, laddove nel calcolo normale risultasse un importo più elevato. Però è quello che ci garantirebbe un accesso molto più lineare al trattamento pensionistico. Se invece si conclude con un giudizio quantomeno alla inabilità a proficuo lavoro, non c'è problema, perché prende la pensione normale senza nessuna difficoltà. Però una valutazione col medico forse non sarebbe male farla preventivamente. Col medico legale, eventualmente del patronato a cui fa riferimento, certo. Sì, sì. Sì. Ok. Ma in caso mi dovessero mandare in pensione loro con uno o con l'altro, io l'anticipo comincio a tirarlo subito? Sì, allora, se la licenziano per incapacità lavorativa, lei prende la pensione immediatamente, non c'è ombra di dubbio, anzi non solo, porta a casa immediatamente anche il trattamento di fine servizio, di fine rapporto, perché se va in APE Social deve aspettare 12 mesi dopo il compimento dell'età pensionabile, quindi fino a 68 anni non se ne parla. Se viene collocata a riposo per motivi di salute, dopo 105 giorni devono pagare il trattamento di fine servizio. Ah, ho capito allora. Va ok. Bene. Ok, grazie. Grazie a lei, molti auguri, ci mancherebbe altro. Grazie. Prendo la chiamata che c'è in linea. Pronto? Pronto? Posso chiedere? Certo, ascolta, buonasera. Chiamo da Reggio Emilia. Mia compagna che ha 62 anni, 10 anni di contributi e sta perdendo il lavoro in quanto fa la babysitting regola. Per andare in pensione, quanti anni gli mancano? Allora, intanto le chiedo quando è che ha cominciato a lavorare questa signora? Sì, una decina d'anni fa. No, no, aspetti. Mi deve allora, abbassi il televisore cortesemente, parliamoci tra il telefono, perché sennò c'è un ritorno di audio che non ci fa comprendere nulla. Sì, sì. Okay. Hai cominciato a lavorare all'età di 50 anni. Ok, quindi dopo il 96? Sì. Perfetto. Prima del 96, un anno prima del 96. Quindi nel 95? Sì, 95. Ok, è un po' diverso. È molto diverso in realtà. Molto adesso diverso. Silvano glielo spiegherà, nel senso che quando dobbiamo analizzare una posizione per sapere quanto requisito pensionistico occorre per prendere la pensione, conta tanto dove si... bisogna che lei abbassi la televisione. Bisogna che collochiamo bene i contributi, quindi se ce ne sono prima del 96 la questione, Silvano, è un po' diversa. È un po' più complicata, nel senso che se tutta la contribuzione fosse collocata dopo il 31 dicembre 95, cioè dall'1/1/96 in poi, sarebbe destinataria del sistema contributivo e occorrerebbero dei requisiti diversi, cioè oltre ad arrivare al requisito contributivo dei 20 anni bisogna anche rispettare un determinato limite di importo.
però c'è la scappatoia, che ci sarebbe la scappatoia che in questo caso con soli 5 anni di contribuzione effettiva potrebbe andare in pensione a quelli che oggi sono i 71 anni. Se però questa signora ha iniziato a lavorare anche per un solo giorno prima del 1996, ahimè, bisogna necessariamente, per portare a casa la pensione, arrivare a 20 anni di contribuzione. Mi pare che abbia detto che ne ha 10. Poi lì bisogna chiaramente esaminare la posizione assicurativa per vedere se si riescono a recuperare degli eventi. Mi viene in mente ad esempio una maternità che può essere riconosciuta a livello contributivo anche se avvenuta fuori dal rapporto di lavoro in un periodo in cui la signora ad esempio non stava lavorando, e lì si riescono a recuperare 5 mesi di contribuzione, perché essendo del 1961, ha detto che ha 62 anni, o comunque già ad un'età dove il compimento dell'età pensionabile è abbastanza vicino, chiaramente non riuscirà ad acquisire sufficiente contribuzione per andare in pensione al compimento dell'età, quindi dovrà andare ancora più avanti. Poi sentivo che parlavate, e chiaramente in quel caso lì, a 67 anni, se una persona non lavora e non ha sufficiente contribuzione per andare in pensione di vecchiaia, potrebbe fare richiesta di una prestazione di natura assistenziale che si chiama assegno sociale. Chiaramente, essendo una prestazione assistenziale, oggi c'è, domani bisogna vedere se ci sarà ancora, se sarà modificata, se cambieranno i parametri di verifica reddituale. Chiaramente viene concessa questa prestazione per chi non ha sufficiente contribuzione per andare in pensione al compimento dei 67 anni, quindi l'età è la stessa della pensione, rispettando un limite di reddito che varia di anno in anno, che tiene conto del limite di reddito, sto parlando di reddito IRPEF, qua l'ISE per il momento non conta, che deve essere sia personale sia coniugale se la signora fosse sposata. Molto bene, così chiariamo anche questo passaggio. Un controllo della posizione servirà a costruire l'eventuale diritto. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta e, come ho detto, ne approfitto perché stiamo sottovalutando, secondo me, alcuni passaggi anche riferiti ai contagi Covid da lavoro, e quindi vi mando un piccolo contributo di promemoria che può essere utile in alcune circostanze. Hai contratto il Covid al lavoro? Denuncialo, è infortunio. Hai 3 anni per denunciarlo, anche nel caso in cui inizialmente sia stato trattato come periodo di malattia. Quindi denuncialo. Per farlo puoi rivolgerti all'Inca CGL. Lo ricordo solo perché stasera William ce l'ha ricordato, ma non ce lo dobbiamo dimenticare perché, come è stato detto, i luoghi di lavoro sono comunque il momento primario di solito di un po' dovuto al fatto che siamo arrivati in un momento stanchi e quindi ci rilassiamo un po', poi ci si mette l'influenza, insomma, poi tante cose. Quindi ricordatevi che anche se non è partito come malattia, ma ci sono gli elementi per sostenere che è effettivamente stato contratto sul luogo di lavoro, intanto si fa la denuncia, anche se quel certificato fu di malattia, e poi la ricostruzione sarà a carico naturalmente nostro e vostro e dell'istituto, che dovrà valutare se ci sono gli elementi per avere riconoscimento dell'infortunio. Sono tanti i motivi per cui conviene trattarlo in questo modo. Quando e se dovesse capitare, le colleghe poi vi daranno tutti gli elementi, appunto, per darvi modo di il perché è opportuno fare in questo modo. Ritorno alla previdenza, e qui c'è una domanda decisamente molto interessante che Silvano ti pongo, perché questa signora o signora non ce lo dice. Ci dice: gli anni di gestione separata vanno sommati agli anni da dipendente? È una domanda molto interessante. Allora, fino a qualche tempo fa non era possibile, nel senso che la gestione separata si chiamava gestione separata appunto perché non dialogava con altre tipologie di contribuzione. Oggi, anzi, o non oggi, a partire da gennaio 2017,
a seguito, in verità la norma era del 2012, ma poi è stata ampliata e modificata, c'è la possibilità di utilizzare il cumulo, che è uno strumento che ha risolto parecchi problemi da un punto di vista previdenziale per coloro che si trovano ad avere contribuzioni in gestione diverse, e attraverso questo dispositivo si possono sommare anche i contributi di gestione separata agli altri contributi per farseli pagare sulla pensione anticipata o anche sulla pensione di vecchiaia. Soprattutto per coloro che raggiungono prima la pensione anticipata è una norma molto importante, perché in tanti casi, anche se questi contributi in gestione separata spesso e volentieri sono sovrapposti con altre attività, perché magari sono compensi per partecipazione a consigli di amministrazione e quant'altro, se utilizzato il cumulo possono essere pagati subito insieme agli altri contributi, e quindi uno li porta a casa prima del compimento dell'età. Bene. Qui c'è un altro argomento interessante, William te lo giro, è complesso, quindi non entriamo troppo perché diventa difficile, adesso che poi a seconda di come chi la cassa di appartenenza, però diciamo che il riscatto di laurea, nuova modalità, quello più economico, mettiamola in questo modo, che si collocherebbe nel calcolo del sistema contributivo, interessa in particolare Mauro che ci ha scritto e dice... lo consigliate? Mi era stato detto che circa aveva un costo di 5.000 euro l'anno, e poi fa una domanda ulteriore, io non credo che mai accadrà di nuovo, e ci chiede: ma il riscatto di laurea gratuito sarà mai di nuovo possibile? Diamo qualche indicazione a Mauro e a chi è interessato, perché poi vuol dire la platea di chi potrebbe eventualmente utilizzare questo riscatto agevolato è davvero tanta. Partiamo dalla coda. Intanto non è mai stato possibile, quindi è da tempo che qualcuno ogni tanto propone delle cose di questo tipo, chissà che non ci sia lo spazio per infilarlo da qualche parte. Vi ricordo che il 19 gennaio, giorno del mio compleanno, comincerà il confronto fra governo e sindacati per discutere proprio al tavolo della previdenza il futuro delle nostre pensioni, e fra gli argomenti che anche la CGIL ha posto sul piatto più volte c'è questa garanzia giovani, sapendo che molti giovani hanno delle attività precarie per cui non riescono a raggiungere trattamenti pensionistici di un certo livello e così via, e fra queste tante proposte c'è anche quella della valutazione gratuita del riscatto di laurea, del periodo di laurea. Io non ci credo finché non lo vedrei, perché oggettivamente sarebbe uno schiaffo a tutti quelli che nel frattempo hanno pagato magari decine di migliaia di euro per poter riscattare le lauree. Quindi di punto in bianco renderla gratuita, se non a determinate particolari condizioni, mi sembra abbastanza improbabile. Comunque vedremo. Torniamo invece alla cosa più concreta. Il problema vero del riscatto di laurea, allora intanto... se stiamo ragionando di giovani, di gente che ha solo delle contribuzioni dopo il 96 e che comunque anche il periodo di laurea si colloca dopo il 96, beh, lì la valutazione fondamentale da porre è questa. Visto che stiamo tutti rincorrendo laddove possibile il cosiddetto riscatto agevolato, quello che costa meno rispetto ai riscatti normali. Il riscatto, l'abbiamo detto più volte, ha senso se riesce a farmi anticipare l'accesso a pensione. Se devo pagare una cifra anche non elevatissima, ipotizzando quanto può incidere in termini di incremento di importo di pensione, beh, quello è un esercizio che è meglio abbandonarlo fin dall'inizio, perché non ha una valenza particolare. È chiaro che se invece, una volta laureato, sono riuscito a trovare da lavorare subito e se riempio quel buco della laurea con dei contributi grazie al riscatto, in modo tale da poter anticipare la pensione rispetto alla vecchiaia, ecco che allora diventa più interessante. Però tenete presente una cosa, tanto più sono giovane e tanto più quindi lontano è il traguardo pensionistico, tanto più sono probabili in itinere delle modifiche. Quindi siccome l'incremento di questo costo del riscatto agevolato è semplicemente legato all'andamento del costo della vita,
tanto è l'inflazione, tanto è l'incremento di quel costo, ma per quale motivo devo anticipare delle spese non sapendo e non avendo la certezza di quello che sarà l'effetto di quel periodo? Tanto vale aspettare un attimo di essere un po' più vicini alla pensione in modo da poter decidere a bocce ferme con elementi di certezza rispetto all'efficacia del periodo. Poi, se invece si tratta di eventi che sono più remoti per dei lavoratori più anziani, allora tutto diventa personale, ma sempre rispetto alle possibilità di poter avere un accesso a pensione un po' più anticipato rispetto ad altre condizioni. Quindi la valutazione è complessa. Ci possono essere alcuni elementi generici, come quelli che vi dicevo, ma spesso e volentieri ci sono delle valutazioni personali che vanno fatte con i numeri alla mano, la posizione assicurativa e le prospettive individuali per capire appunto se conviene o no. Bene, giusto per dare l'indicazione anche di questo tipo. Prendo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Pronto? Non c'è nessuno o non sta entrando in telefonata? Pronto? Io la sento, non interviene, procedo. Allora, io qui ho una domanda, Silvano, che ti pongo ed è riferita al requisito 103, lo chiamo requisito non quota perché mi piace di più. Questo signore dice, dovrei avere diritto, quindi 62 anni più 41 contributivi, di contributi. I contributi per la NASPI sono validi ai fini del raggiungimento della quota? I contributi per la NASPI sono validi, chiaramente come in tutti i requisiti, in questi 41 ce ne devono essere almeno 35 senza l'utilizzo della contribuzione di NASPI, perché se fosse una persona che nel corso della vita ha avuto anni di disoccupazione, potrebbe non avere i 35 senza contare la disoccupazione, che è un requisito che esiste sempre. Quindi 41 di contribuzione possono essere raggiunti anche con la contribuzione NASPI, ma di questi 41 ne devo avere 35 senza usare la NASPI. Sembra un gioco di parole, ma questa, ma un gioco non è la normativa. Fine. Non è un gioco, perché poi quando dobbiamo costruire, come dire, i meccanismi e i percorsi sono abbastanza significativi, perché bisogna entrare poi nel merito. Poi, certo, tra l'altro, quando ci sono queste situazioni dove c'è molta NASPI, si fa un estratto conto certificativo, sì, insomma, certo, si costruiscono quei percorsi che sono necessari per dar conto a chi deve arrivare, così come per opzione donna i 35 devono essere costruiti in un certo modo, insomma, alcuni requisiti devono essere ancora fatti in una certa maniera, come si dice, e poi possiamo utilizzare i contributi invece figurativi, che vanno in aggiunta a quelli che sono i 35 necessari. Quindi, insomma, rispondo rapidamente a questo signore che ha giustamente colto il video che ho inviato e ha una situazione di presunto Covid da lavoro. Lui dovrà contattarci, e i numeri li trova nel sito della CGIL, proprio il cellulare anche diretto del settore INAIL al quale poter far riferimento. Occorrono naturalmente i certificati di malattia inviati, occorrerà poi ricostruire tutto il passaggio del contagio, e ivi compreso anche naturalmente l'onere della prova, per dire che era sul lavoro che c'era appunto il contagio effettuato. Ma ci penseranno, ripeto, le colleghe, in modo tale che lui possa, come lui e altri, ricostruire eventualmente quel passaggio. Serve ad una serie di ragioni che poi, ripeto, sono legate anche alle patologie che possono essersi manifestate dopo, perché non che il Covid non abbia ripercussioni, in molti casi le ha avute, ma soprattutto, essendo infortunio, ha un trattamento anche nella posizione assicurativa di tipo diverso. Quindi faccia riferimento al settore INAIL, se è di Reggio lo trova appunto sul sito della CGIL di Reggio, diversamente può far riferimento alla sede provinciale di CGIL Inca, più comoda a lei. Prendo la telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Dica, signora. Volevo sapere, con l'aumento di 600 euro, siccome che ho già quasi 80 anni, se me li danno.
Bisognerà vedere quali sono i requisiti, quindi dobbiamo attendere il varo della norma, leggere quali sono i requisiti contenuti per poter ottenere quell'aumento e a quel punto potremo verificare se ne avrà diritto oppure no. È troppo presto. I requisiti? Non li sappiamo, sono un mistero al momento. C'è solo un annuncio. Ma non sappiamo, è così signora, purtroppo è così. Hanno detto daremo quello, ma non vi diciamo ancora quali saranno i requisiti. Appena sarà scritto ve ne daremo subito conto. Va bene, grazie. Va bene? Niente signora, grazie. Tanti auguri. Ci fermiamo per qualche minuto per l'ultima pubblicità, ci vediamo tra poco. Andiamo alla diretta. E la riprendiamo con un messaggio che devo a un telespettatore che giustamente non è voluto intervenire in diretta e ci sta, e chiedeva se la rendita INAIL fa parte della denuncia dei redditi. No, non figura nel 730, è una prestazione che essendo esente IRPEF nella denuncia non viene presa in considerazione, quindi non va assolutamente in denuncia. Allora, noi siamo in chiusura, ci sono alcuni messaggi che recupererò come sempre tutte le settimane perché ovviamente mi preme comunque cercare di darvi tutte le risposte di cui necessitate, siete sempre tanti e per questo ne approfitto stasera per ringraziarvi perché davvero ci restituite molto e a noi è quello che ci rende tutti i lunedì piacevole sederci qui, parlare con voi e quindi avere un dialogo diretto anche rispetto alle risposte che volete, anche non degli argomenti che sono in trattazione della serata, perché insomma la previdenza e l'assistenza è davvero un ventaglio molto ampio. Vi lascio 30 secondi per fare gli auguri di Natale, perché è doveroso, stasera dicevamo è l'ultima puntata del 2022, quindi lascio una manciata di secondi a William Volentieri da casa, insieme al Covid, che ci ricorda che il Covid c'è. Auguri a tutti, anche a quelli come me in quarantena, sperando di uscire per Natale. E poi ci rivedremo l'anno prossimo. Esatto, questo è giusto. E Silvano anche per te, tanti nel senso auguri, che è corretto. Buone feste a tutti. Io invece da parte mia faccio due o tre, perché sono quella che conduce, quindi posso fare due o tre cose in più, e che sono, l'ho detto, ringrazio voi perché davvero senza di voi questa trasmissione non avrebbe la stessa costruzione, la stessa sostanza e la stessa forma. Noi ci rivedremo il 9 di gennaio, con la ripresa post-Natale ci fermiamo per un attimo perché ancora non ci sono elementi che ci consentano nemmeno il lunedì 27 che poteva essere ipotizzabile essere in diretta una questione di merito da darvi perché non ci sarebbero state le circolari tutti gli elementi possibili, quindi noi ci rivedremo il 9 di gennaio. Ne approfitto davvero per farvi tanti auguri, non tanto per ciò che si sarà sotto l'albero, ma quello che ci sarà intorno, che secondo me è la cosa più importante di tutte. Naturalmente gli auguri vanno anche al mio regista, che è Paolo Ronzoni, che mi accompagna tutti i lunedì, e che sia un Natale sereno sia per lui che per Antonella Vacondio. Ma soprattutto che ci siano delle novità davvero importanti per il 2023 che ci rendano l'anno davvero più bello. Davvero tanti tanti auguri, buonanotte a tutti. I diritti in diretta, in collaborazione con CGL, Inca, Teorema.